Noi della Biblioteca Giuseppe Lesca di San Benedetto del Tronto abbiamo realizzato una serie di video per mostrarvi funzionalità e servizi del portale Bibliomarche Sud, sito web del polo appartenente al sistema bibliotecario Marche, che riunisce le biblioteche presenti sul territorio delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Il portale è online. Per raggiungerlo aprite una finestra del vostro browser e digitate direttamente nella barra degli indirizzi bibliomarchesud.it. Premete invio e vi trovate in home page. Se preferite procedere da Google, potete inserire nel campo di ricerca la parola Bibliomarche Sud, avviare la ricerca e vedere come primo risultato proprio la pagina web che stiamo cercando. Cliccate sul risultato e di nuovo vi trovate in home page. Iniziamo ad esplorare il portale. In alto alla vostra sinistra trovate il logo di Bibliomarche Sud, l'immagine e anche un link alla home del sito web. A destra c'è il punto d'accesso all'area riservata dell'utente. Sono stati predisposti appositi tutorial per questa parte del sito e per ora vi accenniamo che una volta effettuato il login potrete esaminare la vostra situazione utente, prenotare libri, verificare la scadenza dei prestiti in corso, salvare ricerche effettuate sul catalogo online, scaricare risorse digitali, recensire le vostre letture e tanto altro. In basso troviamo in verde, con la lente di ingrandimento, l'area del portale che ospita i campi della ricerca. Essa viene svolta in tutto l'OPAC, Online Public Access Catalog, cioè nel catalogo online che raccoglie tutte le tipologie di risorse, libri, DVD, periodici e altro, presenti in tutte le biblioteche parte del polo. È possibile interrogare l'OPAC con ricerche semplici, oppure utilizzando la ricerca avanzata, limitare i risultati ad una specifica biblioteca che trovate dal menu a tendina o filtrare i risultati della ricerca utilizzando i campi che vedremo prossimamente. Ci saranno infatti anche su questo strumento dei tutorial e anche se vedrete quanto sia facile trovare la risorsa che state cercando, potrete scoprire alcuni trucchi per ridurre il rumore, cioè il numero dei risultati della vostra ricerca non pertinenti alle vostre esigenze informative. In basso, nell'area in nero, trovate il link alla home, che vi consente quindi, come Bibliomarche Sud qui in alto, di tornare al punto di partenza da qualunque parte del sito voi vi troviate. Chi siamo? Vi illustra l'articolazione e le finalità del polo Bibliomarche Sud, parte integrante del sistema bibliotecario della Regione Marche. Molto importante l'area dedicata alle biblioteche del polo, rintracciabili navigando la mappa disponibile in basso, che è, come potete vedere, interattiva e vi consente di raggiungere la scheda di ciascuna singola biblioteca. In alternativa potete muovervi scegliendo la vostra biblioteca, individuandola in base alla sua appartenenza territoriale, per provincia o per città, oppure partendo dalla tipologia: ateneo, biblioteche comunali e civiche, scolastiche o di altre istituzioni. Ad esempio, vediamo la Biblioteca Statale di Macerata, la Biblioteca dell'Archivio di Stato di Fermo e la Biblioteca della Fondazione Ispano-Latina di Colli del Tronto. Una volta effettuata la scelta della biblioteca per territorio o per tipologia, possiamo utilizzare il menu a tendina e raggiungere la scheda della nostra biblioteca di interesse. All'interno della scheda di ogni singola biblioteca si trovano l'indirizzo con la geolocalizzazione, gli orari di apertura, i contatti, i link a profili social oppure a pagine web, una descrizione sommaria dei servizi e poi in dettaglio servizi erogati e fondi posseduti. Torniamo in alto. I giovani lettori. È una pagina che contiene suggerimenti di lettura che possono essere sfogliati utilizzando
il carosello relativo agli ultimi arrivi in catalogo, parliamo sempre del catalogo di tutte le biblioteche del polo, oppure individuati mediante fasce d'età: Young 11-16 anni, Kids 7-10 anni e poi 0-6, con i consigli approvati da Nati per Leggere, il programma nazionale realizzato da bibliotecari, librai e pedagogisti col supporto di volontari formati per promuovere l'importanza della condivisione del momento della lettura tra adulti e bambini. Patrimonio storico è invece una scheda sull'origine delle biblioteche antiche ed in possesso di fondi di pregio presenti nel polo. Torniamo in home page e consultiamo le novità in biblioteca. È un ulteriore punto d'accesso all'OPAC, questa parte del sito, rispetto all'area di ricerca che abbiamo visto già sopra. Se immaginiamo quindi l'area di ricerca come il momento in cui ci rechiamo in biblioteca e chiediamo al bibliotecario di reference di eseguire una ricerca per noi, questo carosello delle novità rappresenta la situazione in cui scegliamo un libro dello scaffale delle ultime acquisizioni, generalmente posto in prossimità dell'ingresso della nostra biblioteca. Potete sfogliare l'elenco delle novità, come sto facendo io, oppure cliccando sul bollettino delle novità. Vedrete in elenco le acquisizioni dell'ultimo mese per tutte le biblioteche del polo e poi potrete filtrare i risultati utilizzando Naviga tra i risultati e quindi individuando ad esempio le risorse acquisite da alcune biblioteche in particolare oppure riguardanti alcuni autori piuttosto che altri. Torniamo ancora in home page, l'area delle notizie. Vedete adesso qui la notizia sulla riapertura dei servizi bibliotecari dopo l'emergenza Covid. In questa parte il carousel mostra informazioni sui servizi, eventi promossi da singole biblioteche, aggiornamenti sulle attività del polo e delle sue biblioteche. Proseguiamo l'esplorazione del portale con le quattro bolle che vedete adesso. Archivio immagini rinvia alla parte dell'OPAC relativo alle risorse iconografiche, quindi foto, manifesti, locandine. Queste sono risorse disponibili all'interno, come vedete, di Bibliomarche Sud. L'altra bolla è dedicata a biblioteche UniMC, è un link che rimanda ad un sito esterno, e cioè a quello del CASB, Centro d'Ateneo per i Servizi Bibliotecari dedicati agli studenti dell'Università di Macerata. Le altre due bolle e i loro contenuti saranno oggetto di tutorial dedicati. MLOL è l'acronimo di Media Library Online. Molti di voi hanno già attivato il servizio durante il lockdown e sapranno quindi che è riservato ai residenti nella regione Marche iscritti in biblioteca ed è una vera e propria biblioteca digitale, dal momento che consente di scaricare ebook, riviste e quotidiani nazionali ed esteri, playlist e tanto altro. Cliccando sulla bolla sarete reindirizzati alla home page del servizio MLOL, potrete esplorare il catalogo e accedere ai contenuti se avete già richiesto l'attivazione del servizio. Torniamo a Bibliomarche Sud. Rete Indaco è un servizio di biblioteca digitale integrato in Bibliomarche Sud. Vedete, siamo ancora all'interno del sito Bibliomarche Sud. E quindi, a differenza di MLOL, i suoi contenuti li trovate già in OPAC, senza dover visitare un sito esterno. È particolarmente utile se cercate, oltre a ebook e audiolibri, risorse per il gaming, l'accesso a banche dati qualificate, oppure per le learning. Torniamo alla nostra home page, superiamo la parte relativa alle bolle.
e abbiamo le nostre proposte di lettura. Sono bibliografie tematiche, mentre la parte relativa ai commenti che trovate qui a destra è la piccola area social del portale, perché qui appaiono le recensioni di libri, articoli, DVD e risorse che potete pubblicare voi stessi dopo aver fatto l'accesso alla vostra area riservata. Trovate l'elenco delle biblioteche scolastiche già attive in Polo nella pagina in alto le biblioteche, individuandole per tipologia. Sono queste le biblioteche scolastiche in Polo. Questa indicazione che trovate qui in fondo all'home page di Bibliomarche Sud riguarda invece soltanto notizie sulla costituzione della rete delle biblioteche scolastiche della provincia di Macerata. Torniamo in home page e da ultimo vi accenno a Marche Kids, che descriveremo in un tutorial dedicato e che è il nostro portalino. Lo apriamo adesso e vediamo che anche graficamente riproduce bibliomarchesud.it, benché in modo semplificato e benché sia dedicato esclusivamente ai piccoli lettori e quindi contenga soltanto libri e risorse per bambini e ragazzi. Evidenziamo soltanto per ora, tra le altre, le funzioni che consentono di scegliere libri e risorse in base all'età, vedete qui, o a percorsi di lettura accessibile, come potete osservare qui in basso, per attività di gaming, oppure libri sulla creatività e su specifici temi. Torniamo alla nostra home page. Il footer del portale Bibliomarche Sud ospita i contatti delle istituzioni capofila di Bibliomarche Sud, e cioè il CASB di UniMC, la Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti di Macerata e la Civica Romolo Spezioli di Fermo, con il coordinamento, vedete qui in basso, della Regione Marche. Vi invitiamo a rivolgervi per ogni informazione alla vostra biblioteca o direttamente a quella in cui desiderate iscrivervi. Trovate tutti i recapiti, come vi abbiamo mostrato prima, nella pagina dedicata in Bibliomarche Sud, le biblioteche. Ve la mostro ancora una volta. Bene, per oggi è tutto. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi diamo appuntamento al prossimo tutorial. Ciao ciao, a presto!